Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Saluta! Vabbè, mentre lui pensa a mangiare, vi salutiamo noi! Mia madre sta riprendendo! Eccoci qui, pronte per una nuova incredibile avventura, ma davvero incredibile! Cosa faremo mai oggi di bello, Paola? Lo volete veramente sapere, ragazzi? Rimanete collegati! Oggi inquadreremo il sedere di questo scoiattolo, ma no, ma non è vero, andiamo avanti! ragazzi, faremo il giro sui cigni! Sulle barchette, andiamo Paola, non vedevo l'ora! Che l'anno scorso era chiuso a causa Covid. Cosa sta succedendo qui, Paola? Fammi passare di qua che devo inquadrare. Cosa fanno questi, Paola? Faccio finta adesso di riprendere te. Adesso riprendo loro. Facciamo i vaghi. Oh, guardate, che meraviglia. Vedi? Sì. No, Paola, ecco, vedete lì giù, e questa mi ha guardato perché ha detto che c'è sta riprende. No, noi, no, non è vero. Noi volevamo semplicemente riprendere l'ingresso qui dove adesso andremo a pagare il biglietto per fare questo splendido giro nel laghetto del Boston Public Garden per la gioia di Paola. L'abbiamo fatto già una volta, ma quando Paola era molto più piccola, se non sbaglio tipo forse 4 anni fa, Paola, vero? Può darsi. Facciamo la fila. Abbiamo appena fatto i biglietti. Mi raccomando, Paola, tienili stretti, altrimenti sì, se ci cadono non possiamo salire. Io ho le mani impegnate per fare il video. Guardate, la barchetta sta partendo. Partono pure i no, speriamo di no. I prossimi saremo noi. Eccola, eccola, sta arrivando, guarda. Stiamo salendo. Siamo le ultime, ma non fa niente. Stiamo proprio davanti a questo cigno, finto ovviamente. Non vedo niente. Adesso si parte, Paola. Che emozione. Lì giù c'è un'altra barchetta. Anche oggi fa sufficientemente caldo. Speriamo che non mi incocci. Termine che si usa a Roma per dire speriamo di non prendere un colpo di calore. Via, alla testa. Vogliamo partire? Ci stanno spingendo, guardate! Guardate! Questo gli stanno venendo certe gambe, ma... Ma no, dai! Siamo partiti, ragazzi! Ma c'è qualcuno alla guida? Paola, stiamo andando per conto nostro? No, mamma, vado ma... solo! No, ma veramente? Ma non guida nessuno? No, metto il piedino, ma guarda che c'è il motivo, mamma! Cioè, ma... Non mi ero accorta che quello che guida sta... No, c'è cioè dietro. No, se no facevo così. No, non lo riprende. Gira, che so, è gondole deve. Gira. Guardate ragazzi, funziona così in realtà. È tipo un pedalò, Paola, giusto? Va bene. E vabbè, non mi ero accorta che ce l'avevamo dietro il pilota. Che devo fare? Ragazzi, è di un rilassante che non vi dico. Non trovi, Paola? I paperi. Eccole. Poi guardate che belli questi salici piangenti. C'è Paola. È bellissimo perché... Adesso noi vediamo tutto quanto così rilassante. Sì. Però dietro di noi c'è lui. Che c'era un'ape. Che cosa è successo? Si è mosso tutto il tempo, ragazzi. Ah, ma stava scacciando via un'ape. Sì. Ma ho sentito a un certo punto tipo un sibilo, no? L'ho notato con la coda dell'occhio. Ah, ok. Quindi sta. Vabbè, ma sta riprendendo noi, che devo fare? Quindi dici che sta. Si sta innervosendo a guidare questo come lo vogliamo chiamare? Immagine. Veicolo, questa imbarcazione. Ecco. Immagina tipo le coppiette, sì. No? Che lui vede durante il giorno che si baciano e poi c'è lui dietro. Non è che ci sta a prendere a parolacce nella sua lingua, noi non capiamo. Essere. No, questo ci sta a capire. Vabbè,
speriamo di no. Ma vedete che fatica che fanno a portare questa imbarcazione? Effettivamente. Che bello, Paola. Guardate! Guarda Paola, le tartarughe! Adoro questo parco. Sembra veramente un paradiso. Una sorta di piccolo Eden. Ecco che ripassiamo sotto il ponte, siamo quasi arrivate. Ecco ragazzi, siamo arrivate. Il nostro giro in barca è terminato, ma abbiamo deciso di salutarvi da qui perché stanno festeggiando un lietissimo evento. Guardate! Evviva gli sposi! Ciao ragazzi! Ciao.